Bentrovati a questo aggiornamento del 6 settembre con l'analisi operativa con domande sugli indici DAX e FTSE. Mi ricordo prima di visionare il disclaimer che richiama piena responsabilità e consapevolezza in caso di utilizzo delle notazioni tecniche qui commentate. Siamo dal DAX ancora una settimana praticamente di stazionamento sull'indice tedesco. Dopo che nella prima metà di agosto si sono spostati i massimi sopra i 15.800. Non ci sono variazioni del segnale tattico settimanale che ricaviamo dunque dall'osservazione del grafico espresso con candele settimanali, con il segnale tattico che è stato rielaborato proprio il 23 luglio, venerdì 23 luglio a 15.670 in chiusura di questa candela settimanale. Stop ora attestato a 15.400 punti indice. Così come resta rialzista al momento anche il segnale strategico mensile sull'indice tedesco. Qui andiamo in osservazione del grafico espresso con candele mensili. Qualche notazione di money management interverrebbe nel caso in cui il segnale settimanale rialzista, appena commentato, venisse smantellato. Quadro giornaliero invece interlocutorio sull'indice tedesco. Passiamo all'osservazione del grafico espresso con candele giornaliere con una indicazione operativa rialzista persa, secondo la nostra lettura operativa, il 31 agosto. Questa è la candela di riferimento. Ancora non rientrato in indicazione rialzista, occorre una nuova configurazione rialzista, dunque non disponibile, oppure il superamento del livello dei 16.000 punti indice. Passiamo all'osservazione del FTSE MIB, massima incertezza anche per la candela settimanale dell'indice italiano. Senza smantellare l'indicazione operativa rialzista tattica, riorganizzata 23 luglio. Questa è la candela di riferimento, qui siamo in osservazione del grafico espresso con candele settimanali. Presidio protettivo finale ancora attestato sui 23.800 punti, ma possibile attrezzare una protezione parziale ravvicinata in area 15.700 punti indice. Così come rimane invariato il long strategico mensile sull'indice italiano, derivante dall'osservazione del grafico espresso con candele mensili. Passando alla ricognizione del quadro giornaliero, dunque ricognizione del segnale di breve, bene qui rileva la fotografia di questo fine settimana un'indicazione di debolezza operativa in corso, elaborata con la candela del primo di agosto. Questa è la candela di riferimento, un invertrend ribassista per gli estimatori della tecnica candle model, osservato con il contributo della candela del 18 agosto, tra l'altro. Stop e rientro in long a questo punto a 26.400 punti, se non nuova configurazione rialzista attualmente ancora non presente. Dunque quadro superiore su entrambi gli indici DAX e FTSE MIB, interessato ancora da indicazione operativa rialzista, mentre il quadro giornaliero in entrambi i casi richiama ancora cautela nella misura in cui in ambito di segnali di debolezza relativa. Una buona giornata e settimana a tutti da Giacomo Moglie.